non ci sarà più, per esempio, se diciamo sul recupero del credito delle banche, tutta la normativa, mi scuserà dottore, è funzionale a permettere un sistema bancocentrico, con, e su questo concordo assolutamente con quello che diceva Catello poc'anzi, perché noi sfugge forse a molti, pochi hanno prestato attenzione al dato che nello stesso decreto legge 18/2016 di riforma delle banche di credito cooperative vi è anche la norma che prevede che qualora le banche entro 2 anni dall'acquisto vadano a vendere il bene che hanno, ed è cambiata però ancora prima nell'agosto del 2016 la normativa che prevedeva direttamente la possibilità per la banca che avesse scritto ipoteche immobiliari di far valere la sua ipoteca e quindi di acquisire direttamente l'immobile, pagano non il 9% ma solamente 200 euro. Se noi mettiamo tutto questo sistema poi ancora col dato che gli atti notarili, ufficio, gli atti di compravendita immobiliare per un valore effettivo di 500.000 euro sostanzialmente, valore catastale ora non lo ricordo, possono essere fatti direttamente da legali che guarda caso sono all'interno del sistema bancario, e quindi noi abbiamo un sistema conchiuso, quindi oramai io presiedo, per chi non lo avesse letto, sia la sezione procedure concorsuali che esecuzione di quello che è oggettivamente il terzo tribunale d'Italia come dimensioni ormai, e quindi oramai è un sistema, non me ne vorrà, secondo cui la banca, al di là del solito dato secondo cui è vilipesa, ma non abbiamo neanche più oramai dal 2006 in sede fallimentare le revocatorie che sono state sostanzialmente abolite, ci stiamo tra virgolette anche per recuperare i crediti dovuti inventando come sezioni procedure concorsuali le ricostruzioni dei crediti e quindi le costruzioni dei conti correnti in relazione al tocismo, tassi usurai e così via, l'usura raramente, siete abbastanza attenti, non andate a superare la soglia, ma quindi il credito oramai vi siete creati, vi hanno creato giustamente poi scelta legislativa un sistema secondo cui oramai, avendo la possibilità, perché poi si stanno creando tutti i sistemi interni alla governance bancaria, per cui siete diventati la più grande immobiliare, di qui a poco diventerete la più grande immobiliare come banca, non come Banca Italia. No, no, ma ben venga, però diamo anche un'informazione precisa, la più grande immobiliare. Concordo totalmente con quello che diceva ancora una volta Catello, che ci troviamo in un sistema che in verità non è solo bancario, lui l'ha detto così perché non poteva approfondire, non aveva il tempo più che altro per approfondire la problematica, ma nel momento in cui un bene viene a essere sequestrato, il primo dato, poiché dà più certezza l'imprenditore mafioso che non lo Stato, io lo vedo perché normalmente andiamo a interagire tra procedure fallimentari e procedure di sequestro in materia penale, ma il dato continua a essere quello per cui si tagliano non solo le file del credito, ma abbiamo anche l'INPS che inizia, cioè ispezioni mai verificate, si puntualmente arrivano le ispezioni dell'INPS, no, questo per dire poi qual è il quadro. Abbiamo, ne parlavamo prima col procuratore, Equitalia che interviene ad ogni piesso spinto, cioè nei confronti dei privati. Io ho avuto un caso, e così completo, io ho avuto un caso in cui devo mandare gli atti alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, perché avendo attivo per 1 milione di euro Equitalia che si doveva insinuare per 2 milioni di euro, io non avevo nessuna domanda tempestiva insinuata nel fallimento. Modifica dell'articolo 118 numero 1, ci siamo inventati una giurisprudenza che è costata anche denuncia in sede penale a noi collegio, ma poco ce ne importava, eravamo convinti di bene aver fatto, ci siamo inventati che poiché è cambiato il sistema delle domande tempestive e tardive, abbiamo sostanzialmente costretto Equitalia a fare la domanda tardiva, anche perché, e qua ritorniamo a dati che a noi era noto, era un supermercato, guarda caso, camorristico, dichiaro legge camorristica, è vero, atti acquisiti dal GIP secondo cui 300.000 di quel milione di euro erano, diciamo così, il compenso per Setola, per chi non lo sapesse, uno dei più noti killer camorristici, che perde gli omicidi compiuti. Mi piacerebbe riapprofondire il discorso della gestione del bene confiscato, perché anche in questo sono assolutamente d'accordo con Catello che è un'assurdità non parlare di possibile riallocazione sul mercato del bene, perché noi abbiamo due problemi. Il primo è quello afferente all'amministrazione, ma sarò rapido perché sennò gli altri relatori mi uccidono. Il primo è quello afferente alla gestione e là abbiamo seri problemi perché anche culturale, su questo provoco
il presidente dell'Ordine dei Commercialisti e dell'Ordine degli Avvocati, perché poi non c'è la volontà, oggettivamente, questo ci dobbiamo dire, di gestire secondo criteri di economicità, volontà e possibilità. Non a caso non vengono, e di questo ne abbiamo discusso più volte, una volta che il bene, la maggioranza delle quote della società sono sottoposte a sequestro, non è che viene, come il diritto imporrebbe, convocata l'assemblea, l'assemblea nomina il nuovo amministratore che quindi acquisisce tutte le responsabilità. Noi abbiamo questo mostro giuridico in base al quale vi è una sospensione di poteri dell'amministratore di diritto e l'amministrazione giudiziaria opera, secondo me, avendo le medesime responsabilità, come amministratore di fatto. Quindi questo è un altro problema, quindi sull'effettiva gestione, quindi l'incapacità. Ma il dato, lei diceva, acquisizione come di questi, perché è giustissimo, ma l'acquisizione si fa sempre per il riciclaggio, e quindi non è un caso che le province di Palermo e di Caserta, a proposito del quinto supermercato dell'amico e collega Nicola Gratteri, nonché di Catello, vi siano in maggiore diffusione di centri commerciali. Cioè, sappiamo perfettamente qual è l'incidenza criminale organizzata nelle province di Caserta e di Palermo. Pegaso, molto più di un'università.